Ben ritrovati a tutti. Siamo quasi giunti all'ultimo video riguardante assemblaggio Armor. Completeremo oggi infatti asse Z, assemblando tutti i componenti assieme. Pronti quindi a terminare asse Z. Abbiamo dovuto assemblare, prima di questo asse, l'asse X per determinare la distanza tra questi due punti, che era di 36 cm. Faremo ora un ripasso di tutti i pezzi che ci serviranno. 4 pezzi per la struttura, 2 sopra che accoglieranno le bare, e 2 sotto che fungeranno da supporto motori e bare. In totale necessiteremo di 16 viti, di metrica 3 di 10 mm, e nessuna rondella. Avremo bisogno inoltre di 2 bare lisce, meglio in acciaio, di 8 mm di diametro e lunghe 32 cm. Ed altre 2 bare, fiettate, di diametro 5 mm e lunghe 30 cm, che collocheremo nei motori ed andranno ad alzare ed abbassare l'asse X. Limeremo le estremità, di tutte le bare, comprese le lisce, anche se di queste fiettate sarà sufficiente solamente il lato che rivolgeremo verso l'alto. E per ultimo, per unire queste bare fiettate ai motori, esistono 3 diversi modi per farlo. La prima di essa, che si inventarono, fu con un pezzo rigido. Però il problema del pezzo rigido, è che stendendo le 2 bare rigide, queste non combaceranno quasi mai perfettamente, e durante la rotazione, si genererà un movimento anomalo di quest'ultima, con un conseguente mal scorrimento dell'asse Z. Perciò meglio utilizzare un pezzo flessibile. Molte persone utilizzano un pezzo di tubazione, che unirà le 2 parti. Questa opzione è molto migliore, però esiste una opzione un po' più elegante, che sono questi pezzi, si chiamano accoppiatori. Sono un po' flessibili, come una specie di mola, che assorbe appunto questa irregolarità nel movimento del motore e bara, e sono migliori. È molto importante che questo pezzo abbia 2 orifici di 5 mm, che è la misura del motore e della bara fiettata. Esistono di molti tipi, il più comune è di 5 mm e 8 mm, però questo non va bene per questa stampante. Dovete tenerlo presente quando sarà ora di acquistarlo. Voglio ricordare come abbiamo collocato questi pezzi. Con la parte piana verso l'alto. Ed il buco per la bara, sulla destra. Con il motore sotto, ed i cavi che fuoriescono per i fori della struttura d'alluminio. E nella parte superiore. Questi pezzi. Si orientano con la parte piana verso l'alto, ed il foro per la bara sempre al lato esterno. In questa maniera. Per prima cosa, andremo a collegare l'asse X, però prima, andiamo a montare l'estrusore. Semplicemente basterà passare 2 viti lunghe 55 mm, di metrica 3, infilandole attraverso questi 2 fori passanti, ed avvitarle all'asse X, esattamente in questi altri 2 fori in questa maniera. Procediamo con l'inserire i 2 bulloni nei pezzi plastici, e proseguiremo con l'infilarli dentro le 2 bare fiettate di metrica 5, lubrificando precedentemente sempre per benino. Basterà inserirle un 8 bar a 10 cm, così. Assicuratevi che la bara scorri bene, senza difficoltà, quasi senza resistenza. Passeremo ora la bara liscia, lubrificando sempre per bene. E con attenzione, la infileremo ruotandola dolcemente. Fino alla fuoriuscita all'altro estremo. Ed uguale all'altro lato. Una volta introdotte, andremo a fissare l'asse X, dirigendo le bare lisce nei 2 fori in basso, ed andandole a fissare applicando un po' di forza verso il basso.
Tenendo la struttura così, sorretto dalla bara fiettata, così, però senza accoppiatori, andiamo a collocare i pezzi superiori, con la parte piana verso l'alto ed il foro al lato esterno. Lo collocheremo qui così. E lo avviteremo con la chiave. Bene, adesso andiamo a posizionare gli accoppiatori. Andremo quindi prima ad alzare un pochino questa bara fiettata. Prima di tutto andiamo a misurare le dimensioni del nostro bel accoppiatore, 25 mm. Il perno del motore è di 22 mm. Una volta aperte tutte le bruvolette, lo andremo ad infilare nel motore, portando attenzione nella fase di accoppiamento, nello specifico a collocare una delle due bruvole, esattamente con la parte piana del motore, se sarà presente. Nel mio caso purtroppo no. Andremo a posizionare l'accoppiatore a circa 1 cm, partendo a misurare dal basso. Così. Con una chiave a brugola da 2, andremo a fissare le due brugole di sotto. Ora faremo scendere la bara fiettata, centreremo il buco come noi maschi sappiamo fare, ed una volta avvitata fino in fondo, ce ne accorgeremo non appena l'intero accoppiatore inizierà a girare seguendo la nostra bara fiettata. In quel preciso momento ci fermeremo, e faremo due mezzi giri all'indietro, in tal modo da evitare il fissaggio con la bara appoggiata completamente al motore, altrimenti l'accoppiatore mobile non avrà nessun significato averlo. Così. Ora che abbiamo collocato i due accoppiatori, sarebbe interessante che la misura da questo motore, fino al dado, sia uguale che dall'altro lato, in modo da mantenere l'asse X il più orizzontale possibile. Questo è possibile controllarlo con una bolla qui. Ora non è necessario farlo, andiamo prima a collocare la base, e lo faremo così, con il motore dietro. E per sapere la misura che dovremmo mantenere sul retro, e quella che dovremmo trovarci davanti, dobbiamo pensare al suo funzionamento futuro. Non potrà essere a metà. Perché l'estrusore alla posizione 0, risulterebbe troppo fuori. Questo è il piatto di stampa, e poiché scorrerà verso l'indietro, con l'estrusore in questa posizione, lo 0 risulta spostato verso il centro piatto. L'estremità anteriore del piatto la si raggiungerà, mentre quella posteriore no, creando così un'area non stampabile e di conseguenza area persa. Dovremmo quindi posizionare l'intera base più in avanti, per poter sfruttare così il massimo dell'area disponibile dal nostro piatto. Con la base posizionata così, infatti, si potrà raggiungere ogni centimetro disponibile. Sarà quindi la nostra posizione definitiva. Per prendere le misure precise della nostra base, nel prossimo video vedremo come si assembla il piatto riscaldante, per ora lo andremo solamente a posizionare, e lo faremo così. Avremo bisogno di una vite da 20 mm metrica per, una rondella ed una mola. Inseriremo prima la rondella, passeremo la vite nel piatto dall'alto, inseriremo ora la mola e fisseremo il tutto alla base. Così per tutti e quattro gli angoli. Andremo ora, con molta pazienza, ad abbassare l'asse Z, posizionando così la punta del nostro estrusore quasi a contatto con il piatto di stampa. E
come direbbe mia sorella Adalgisa, non dimenticatevi il lubrificante. Il piatto riscaldante non è mai del tutto dritto perfetto, posizionateci sopra quindi uno specchio, o un vetro, portando così la superficie allo strato piano. Abbiamo quindi abbassato l'asse Z, posizionato il fusore all'estremità della base, e posizionato lo specchio sopra al piatto. Lo specchio si colloca così, con due molette d'ufficio, esattamente all'interno delle linee bianche che limitano la parte riscaldante. Osservando la punta del fusore, andiamo a fare la prova del 9, facendo scorrere per tutta la sua corsa il piatto riscaldante, confermando positivamente il passaggio sopra l'intera superficie dello specchio. Ed anche più. Voglio ora indicarvi una misura di riferimento, che potete utilizzare anche voi. Nella parte qui dietro. Partendo dalla punta della struttura d'alluminio, ed arrivando alla schiena di questo pezzo plastico, la misura della mia base è 8 cm con 3 mm. E con questa misura, l'estensione del piatto e della mia base risulta la seguente. Con questo video, abbiamo terminato di assemblare la parte meccanica della nostra stampante. Con il prossimo video andremo a terminare il collegamento del piatto riscaldante, ed inizieremo con la parte di elettronica. Non scordatevi di iscrivervi al canale, e se il video vi è piaciuto, dai un like. Ciao, e ci vediamo al prossimo video.